poche righe scritte con una grafia sofferente. Ecco la lettera scritta da Stefano Cucchi a due operatori di una comunità che lo aveva aiutato. Dice di essere giù di morale e chiede loro il conforto di una risposta. La lettera porta la data del 20 di ottobre, due giorni prima della morte del ragazzo. Fu spedita il 26 ottobre. Portati dalla Romania in Italia con la promessa di un'assistenza sanitaria adeguata, si sono ritrovati schiavizzati a chiedere l'elemosina per le strade di Milano. Un altro caso vergognoso di sfruttamento di persone con gravi handicap fisici, picchiati se ogni giorno non riuscivano a raccogliere abbastanza, 6 le persone fermate. Ostia, litorale romano, una rete criminale pilotava gli appalti pubblici e le concessioni per gli stabilimenti balneari. L'operazione, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha portato a 10 arresti. Tra gli accusati, imprenditori, funzionari pubblici, esponenti della criminalità locale, che già in passato avevano avuto rapporti con la mafia e oggi, secondo l'accusa, cercava il salto di qualità. Diffusi i dati ACI Istat sugli incidenti stradali nel 2013 in Italia. Sono in diminuzione, ma sulle nostre strade si muore comunque troppo. Le ore notturne, quelle più pericolose, alta velocità, alcol, colpi di sonno e distrazione le cause. E i tanti spot sulla sicurezza sembrano non bastare. È l'unica grande casa motociclistica italiana rimasta in mani tricolori. Con in tasca un titolo mondiale di Superbike conquistato quest'anno, l'Aprilia approderà la prossima stagione in MotoGP, dove dovrà confrontarsi con i mostri sacri del motociclismo mondiale. Per ora sta facendo i conti con la tensione all'interno delle fabbriche del gruppo, dove centinaia di lavoratori sono in cassa integrazione. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti a questa nuova edizione del TG Cronaca. Dunque, in primo piano c'è sempre il caso Cucchi con l'appello del Presidente del Senato Grasso. Ci sono dei rappresentanti delle istituzioni che sono certamente coinvolti in questo caso, quindi chissà parli, ha detto Grasso. Nel frattempo la Procura Generale valuterà la sussistenza di motivi per ricorrere in appello dopo la incassazione, dopo la sentenza in assoluzione, che è stata assolta. Ieri l'incontro della famiglia con il capo della Procura di Roma, Pignatone, che ha promesso la rilettura di tutte le carte. Quella che vi mostriamo è l'ultima lettera che è stata scritta da Stefano Cucchi due giorni prima di morire. Una richiesta d'aiuto che fu spedita però 6 giorni dopo. 5 righe con una scrittura malferma. È l'ultima lettera di Stefano Cucchi, scritta all'operatore sociale della comunità terapeutica per tossicodipendenti CEIS di Don Picchi, che l'aveva assistito. Una richiesta d'aiuto spedita non si sa da chi dopo che Cucchi era morto. Il timbro postale del 26 ottobre 2009. La lettera è stata composta il 20, Cucchi si è spento il 22. Il ragazzo, in stato di arresto dal 15 ottobre, è in isolamento al reparto penitenziario dell'ospedale Sandro Pertini a Roma, sulla via Tiburtina, come se fosse in carcere. Medicina protetta è il nome del reparto, un nome che sa di beffa. La famiglia non può vederlo e non conosce neppure i motivi del ricovero, non può ricevere informazioni sul suo stato di salute. Il detenuto ha già chiesto inutilmente di incontrare il suo avvocato o l'assistente del CEIS. Allora scrive in corsivo, poche righe, storte. Cucchi è a letto, dolorante per le botte che ha preso. Al medico del carcere, Regina Celi, ha detto di essere caduto dalle scale. Al Pertini rifiuta il cibo e le cure ed è in uno stato di ipoglicemia. Non riesce a mingere. Caro Francesco, sono Alessandro Pertini, in stato di arresto. Scusami se ora sono di poche parole, ma sono giù di morale e posso muovermi poco. Volevo sapere se potevi fare qualcosa per me. Adesso ti saluto, a te e agli altri operatori. Ciao, Stefano Cucchi. Il nome, scritto una prima volta, sempre in corsivo, viene cancellato e sostituito con lettere in stampatello sottolineate. Post scriptum. Per favore, almeno rispondimi. A presto. Francesco Soranno, l'operatore del CEIS, riceverà la lettera una settimana dopo la morte di Cucchi.
costringevano a chiedere l'elemosina anche persone invalide, venivano minacciate e pestate se a fine giornata non avevano portato tra i 30 e i 50 euro. Addirittura queste persone venivano anche ridotte in schiavitù. Il quadro inquietante tratteggiato dalla Procura di Milano che ha fatto arrestare circa 10 persone. Si tratta di nomadi di origine romena che avrebbero gestito il racket per mesi, il racket dell'accattonaggio a Milano per un giro d'affari di migliaia di euro. Un uomo menomato torna alla baracca stremato. Il suo aguzzino gli setaccia la borsa per controllare l'incasso delle elemosine della giornata. Non è abbastanza, il capo lo insulta, l'uomo piange. Un altro mendicante viene addirittura inseguito con un coltello per non avere soddisfatto le richieste dei suoi sfruttatori, prima da una donna, poi dal marito. Scene riprese dalla polizia locale di Milano, in baracche alla periferia nord della città o ai semafori e per strada, dove una ventina di uomini menomati o con problemi psichici venivano mandati a chiedere l'elemosina. Le indagini hanno portato a 6 arresti, altre 8 persone sono ricercate in Romania, tutti rumeni di origine rom, per loro accuse pesantissime, riduzione e mantenimento in schiavitù, tratta di schiavi. La tratta partiva in Romania, dove ai malcapitati o alle loro famiglie veniva fatto credere che in Italia gli sarebbe stato dato un lavoro o l'assistenza dei servizi sociali. Venivano portati qui con l'inganno, in furgoni, quasi carri bestiame e poi buttati in strada a lavorare dalle 7 del mattino alle 9 di sera, 7 giorni. Su 7. Mangiavano ai semafori cibo portato lì dai loro carcerieri. Chi non raggranellava almeno 50 euro veniva punito. Un'attività che forniva agli aguzzini, tutti i membri di 2 famiglie rom, almeno 1000 euro al giorno, che poi gli sfruttatori reinvestivano in Romania. Le indagini proseguono per cercare gli altri clan che sfruttano mendicanti nelle strade. Quando si trova di fronte a persone anziane o persone disabili, non dare soldi, semmai dare un panino, un vestito, un abito, cioè materiali e non soldi, perché i soldi vanno alla criminalità organizzata. 2 anni fa altri 7 rom sono stati condannati con pene tra gli 8 e i 10 anni di carcere per aver reclutato disabili, minorenni, anziani del loro paese e averli condotti in Lombardia a mendicare. Chi sgarrava era punito con sevizie. Quella banda aveva comprato le vittime dalle loro famiglie, 500 euro per ridurre una persona in schiavitù. E c'è stata una nuova operazione della Procura di Roma che ha portato a 9 arresti per la gestione illecita degli appalti sul litorale romano tra il 2011 e il 2013, un'inchiesta che ricostruisce lo spaccato criminale che c'è ad Ostia. Il salto di qualità della criminalità di Ostia avviene quando Aldo Papalini, direttore tecnico del municipio locale, si presenta allo stabilimento balneare Orsa Maggiore per dar luogo alla decadenza della concessione decisa 5 giorni prima non con la polizia o i carabinieri, ma con Armando Spada, cugino di Romoletto, capo dell'omonimo clan. Così l'Orsa Maggiore passava dal Kral di Ente Poste alla Blue Dream SRL, società costituita 3 giorni prima, i cui titolari alla fine sono risultati essere proprio Spada e Papalini. Un appalto pilotato con spudoratezza, commentano gli investigatori, che nell'ordinanza che ha portato all'arresto di 10 persone, tra cui appunto Papalini, Spada e un ex ufficiale della Capitaneria di Porto, scrivono che l'affidamento alla Blue Dream è avvenuto senza aver effettuato alcuna effettiva istruttoria, senza alcuna valutazione di merito comparativo, senza alcun riguardo agli obiettivi di piena efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Ma dall'ufficio di Papalini, rimosso già un anno fa, sono passati anche altri appalti. Un ufficio importante, un trampolino di lancio per chi voleva fare affari e tuffarsi nell'economia della cittadina, 25 chilometri da Roma. Alla fine, osserva la Guardia Costiera, che ha partecipato alle indagini assieme alla squadra mobile e ai carabinieri, c'era una pluralità di soggetti che facevano capo però solo a 5 imprenditori, un cartello che si spartiva molti affari. Sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori, diversi appalti effettuati tra il 2011 e il 2013. In particolare, i sospetti di illeciti riguardano i lavori per la spiaggia di Castel Porziano, concessioni per stabilimenti, lavori di riparazione di aree giochi nelle aree verdi, consolidamento di alcune strade, il dragaggio del canale dei pescatori. Per questo appalto avevano falsificato le analisi batteriologiche dell'acqua talmente tanto che ci sarebbero voluti anni per riportare alla balneabilità. E senza timori, osserva il capo dei Carabinieri di Ostia,
Ostia, che il dato così elevato fosse notato da qualcuno, cosa che poi è avvenuta. Insomma, il sistema era finalizzato a far ottenere lavori a imprenditori locali attraverso la corruzione di funzionari pubblici e la forza intimidatrice di esponenti della criminalità di Ostia. Per questo giravano mazzette, gli investigatori hanno ricostruito il giro di falsa fatturazione effettuato da imprenditori che così potevano girare a Papalini anche 40, 50, 60 mila euro. Ciò che colpisce, scrivono ancora gli investigatori, è l'utilizzo del metodo mafioso, ricorrendone la forza di intimidazione intesa come capacità di incutere paura in virtù del riferimento ad una stabile e non occasionale organizzazione criminale predisposta ad esercitare la coazione in modo non occasionale. Occupiamoci adesso del pasticcio dei test per entrare nelle scuole di specializzazione di medicina dopo polemiche e anche una lunga gestazione da parte degli uffici legali e tecnici. Il Ministero dell'Istruzione ha deciso che i test sono validi e quindi le prove del 29 e del 31 ottobre scorso non devono essere ripetute. Sono stati così tutelati gli sforzi economici e personali dei candidati, ha detto il Ministro dell'Istruzione Giannini, ma i specializzandi confermano comunque la protesta di domani davanti al MIUR a Roma. Dal Ministero hanno ammesso che c'è stato un errore e questo per noi significa che non si può tornare indietro e questa cosa ha aperto legalmente a 12.168 ricorsi, il totale dei partecipanti a questo concorso. Non dobbiamo rimediare noi a un errore che è stato commesso da altri e su questo siamo d'accordo al 100%. Ovviamente a questo errore si deve trovare un rimedio che sia congruo. La ripetizione delle prove il 7 non ci sembra assolutamente congrua ai fini della compensazione del danno che noi abbiamo subito. Sono le prime ore del pomeriggio di ieri, crescono malumore e indignazione. I candidati si sentono non solo danneggiati ma anche beffati. Inaccettabile il rischio di dover pagare per l'errore commesso nella preparazione dei test d'ingresso per l'accesso alle specializzazioni in medicina. Solo alle 21, dopo una giornata di proteste e di ansia, arriva la schiarita. I test sono validi, dichiara il Ministero, cancellando la prima decisione, quella dell'annullamento, in seguito alle anomalie emerse nelle due prove del 29 e del 31 ottobre. I quesiti redatti dal Cineca, il consorzio incaricato dall'università, erano stati invertiti. È bastato un confronto tra il Ministero della Pubblica Istruzione con l'Avvocatura dello Stato per accertare che sia per l'area medica che per quella dei servizi clinici 28 domande su 30 fossero valide ai fini della selezione. I settori scientifico-disciplinari di ciascuna area, ha fatto sapere il Ministero, sono in gran parte comuni, non tutte però. Io ho partecipato a tutte e tre le prove, quindi area medica, chirurgica e servizi, e l'ultimo giorno ho affrontato una prova che era più clinica che dei servizi, per cui un piccolo sospetto durante l'esecuzione della prova l'ho avuto sinceramente. Il paradosso deriva anche dal fatto che questa prova avrebbe dovuto segnare il superamento dei vecchi concorsi locali gestiti dagli Atenei, in ballo il futuro di oltre 12.000 candidati, convinti che il primo concorso nazionale per l'ingresso in una scuola di specializzazione medica avrebbe finalmente ripulito una gestione finora clientelare e diffusissima nei tanti Atenei italiani. Io e diciamo, il comitato di cui faccio parte, che è il Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi, siamo a favore del concorso nazionale, siamo per la trasparenza e per la meritocrazia. È un concorso che ci permette di adeguarci agli standard degli altri paesi europei, perché già in Francia e in Spagna, ad esempio, il concorso viene fatto così a livello nazionale. Sicuramente è stata la prima volta, il nostro concorso ha bisogno di essere migliorato, anche soprattutto poi alla luce di quello che è successo, che è stato veramente un grave problema per tutti noi giovani medici. Il Ministero dell'Istruzione aveva predisposto tutte le operazioni di controllo per garantire procedure serene e trasparenti, 1.800 persone impegnate nella vigilanza delle prove, non erano stati fatti conti con una banale ma grave inversione dei test. Diminuiscono gli incidenti stradali e i morti rispetto al 2012, come rivela il rapporto dell'ACI che oggi ha presentato i dati del 2013.
L'impatto sociale del ripetersi in Italia di incidenti stradali gravissimi forse sta dando i primi risultati sulla coscienza degli italiani al volante. Sono importanti i numeri appena diramati dall'ultimo rapporto ACI-ISTAT perché per il 12° anno consecutivo gli incidenti nel nostro paese diminuiscono ancora con quasi il 10% in meno di vittime, soprattutto tra ciclisti e motociclisti. Ma i sinistri che si verificano sono ancora tanti, oltre 180.000 solo l'anno scorso con lesioni a persone, quasi il 4% in meno dell'anno precedente, come tanti sono i morti che hanno causato 3.385 e 257.000 feriti. Significa che in media l'altro anno morivano 9 persone al giorno e 700 restavano ferite. Numeri ancora alti su cui ha pesato anche la tragedia del bus dell'Irpinia che a luglio dell'anno scorso ha sfondato la barriera del viadotto dell'autostrada A16 precipitando nel vuoto e causando la morte di 40 persone. E nonostante migliori la sicurezza stradale sono proprio le strade urbane quelle più a rischio, col 75% degli incidenti e il 42% dei morti. Napoli, Catania e Trieste le città più interessate. Per questo aumentano anche le campagne di prevenzione fatte soprattutto per i giovani. Ne sono morti 219 solo l'anno scorso tra i 20 e i 24 anni. Servono sempre più informazioni di qualità sulla sicurezza stradale, chiedono ACI e ISTAT, per mantenere alta l'attenzione quando si è al volante. Massima attenzione, come recita questo spot, appena pubblicato sul sito dell'Automobile Club Italia, sugli incidenti da colpo di sonno, 1 su 5 del nostro paese. Fermarsi alla prima piazzola di sosta appena si avverte sonnolenza, almeno per 15 minuti, può salvare molte vite. Ma c'è anche la distrazione al volante che, dice il rapporto, è la prima causa di incidenti e dove più volte la Federazione Nazionale dell'Auto ha invocato l'aiuto dell'ONU in tema di sicurezza. Serve capire bene quanto guidare e scrivere messaggi sul nostro smartphone possa essere pericoloso. In America, dove quasi il 30% degli incidenti mentre si guida avviene per un SMS letto o inviato, è diventata un'emergenza nazionale, tema toccato anche dal regista tedesco Werner Herzog nel suo documentario Da un secondo all'altro. Ne bastano 5 di secondi per rovinare la vita a un bambino come questo investito mentre camminava mano nella mano con la sorella, o a una donna che ora non è più in grado di badare a se stessa. Ma a parlare sono anche gli uomini e le donne che per tutta la vita porteranno addosso il rimorso di essere stati disattenti da un secondo all'altro, per l'appunto. E massima attenzione, si legge nel rapporto, anche allo stato in guida di ebbrezza, soprattutto nei weekend. La domenica alle prime luci dell'alba è il giorno dell'anno in cui si muore di più. Questo spot greco parla chiaro. Isoi. Δεν είναι παιχνίδι. Ας οδηγήσει αυτός που δεν έχει πιει. Adesso di un'autostrada, la Brebemi, che collega Brescia a Milano e che avrebbe dovuto alleggerire il traffico sulla Milano-Venezia, è una delle più trafficate d'Europa. Però dal mese della sua inaugurazione, è stato il luglio scorso, molte cose ancora non vanno e la Brebemi continua a far discutere. Silenziosa, poco percorsa e molto costosa, si presenta così la Brebemi in una normale giornata lavorativa. Il nuovo tratto autostradale che collega Milano, Bergamo e Brescia era stato progettato come alternativa per risparmiare tempo ed evitare il traffico sulla storica A4, la Milano-Venezia. Da Brescia a Milano sulla Brebemi si spendono 10,50 euro contro i 6,70 euro del tratto gestito da Autostrade SPA, vale a dire 15 centesimi a chilometro contro 7. Un importo non certo economicissimo se si pensa che attualmente la A35 non collega Brescia al centro di Milano, ma la sua provincia occidentale a quella milanese, più altri 20 km di provinciali per raggiungere l'aeroporto di Linate. Un vuoto infrastrutturale temporaneo in attesa che venga finita la TEM, la tangenziale esterna di raccordo con la A4. La Brebemi si sostituisce a delle tratte estremamente congestionate, per cui è logico che vada fatta.
è logico che si debba rivedere il modello di governance complessivo di questa infrastruttura, tenendo conto che questi alti pedaggi su quest'opera non sono giustificabili. Questo video postato in rete 2 settimane fa da 3 ragazzi di Bergamo ha inasprito le polemiche. Era stato girato prima dell'inaugurazione. Qualcuno ci ha creduto, perché a volte non è difficile trovare l'autostrada semideserta. Dopo anni di battaglie, la Brebemi doveva rappresentare un successo in grado di facilitare gli spostamenti per quasi 6 milioni di viaggiatori che transitano in questa parte della Lombardia. Invece, dal giorno della sua inaugurazione, luglio 2014, la A35 fa discutere. Sicuramente avere dei costi che sono molto diversi da quelli che erano inizialmente, come purtroppo spesso accade, e dei volumi di traffico che risultano essere molto differenti, sicuramente creerà degli scompensi notevoli nei bilanci finali della società concessionaria. Nel 1997 era stato stimato che per realizzare la A35 sarebbero stati spesi 800 milioni. Mancava solo l'ok del governo. L'infrastruttura, già allora, rientrava nel programma di riqualificazione del sistema autostradale lombardo. 17 anni dopo, la direttissima è costata 2,4 miliardi, interessi compresi. Una spesa triplicata sulla quale hanno pesato il passaggio dalla lira all'euro, gli interessi che la Brebemi deve alle banche, il costo dei materiali cresciuto oltre le previsioni e le opere compensative. Ogni chilometro di asfalto è costato così poco meno di 38 milioni di euro. Della spesa totale, poco più di 1,8 miliardi, è rappresentato da grandi prestiti pubblici, 820 milioni del Ministero dell'Economia e 700 milioni della BEI, la Banca Europea degli Investimenti, più i 298 milioni versati dalle banche che partecipano della società concessionaria, insieme al costruttore Gavio, alla Camera di Commercio, ai comuni, alle province. I dirigenti di Brebemi avevano previsto che per sostenere un tale investimento economico, nei primi 6 mesi il flusso giornaliero sarebbe dovuto essere di 40.000 auto, 60.000 dal 2015, invece i numeri dicono altro, gli attuali passaggi giornalieri sarebbero inferiori a 18.000. I responsabili della A4 invece parlano di un traffico stabilizzato di 280.000 veicoli al giorno. Per ancora 2 anni la situazione non sarà a regime. Dopodiché il tema degli alti pedaggi dovrà essere affrontato in maniera seria, ma sin da adesso, ad esempio, la questione dei bonus fiscali che sono già stati accordati ad altre opere similari in Lombardia, come la pedemontana lombarda e la stessa tangenziale esterna, ecco, dovrebbero essere dedicati alla Brebemi. La Brebemi nasce come un project financing, ovvero realizzata con i soldi anticipati da privati che puntano a recuperarli con la gestione dell'opera, senza gravare sui conti pubblici. La richiesta di uno sgravio fiscale da 490 milioni con l'allungamento della concessione da 20 a 30 anni ha inasprito le polemiche. La concessionaria ha risposto che gli sgravi per grandi opere sono previsti dalla legge del 2013, il Ministero dell'Economia non ha ancora risposto, intanto gli azionisti di Brebemi S.p.A. hanno annunciato che la concessionaria non ha alcuna intenzione di abbandonare l'impegno di gestione. Il caso Aprilia, domenica scorsa il marchio ha vinto con Ghintoli sia il titolo per il miglior pilota sia quello costruttori nella Superbike, e sono giustamente momenti belli ma anche molto difficili tra cassa integrazione e annunci di esubero. Non occorre necessariamente essere appassionati di motori per capire quanto il marchio Aprilia sia rappresentativo di un orgoglio italiano legittimato dai 54 titoli mondiali conquistati complessivamente dalla casa di Noale. Una tradizione consolidatasi nel tempo è iniziata nell'ormai lontano 1945, quando l'azienda fondata da Alberto Beggio iniziò la propria attività nel campo delle biciclette. Siamo in pieno dopoguerra, la voglia e la necessità di ricostruire alimentano i sogni di un popolo che guarda al futuro con speranze rinnovate. Occorre muoversi velocemente, non solo in senso metaforico. La motocicletta diventa la realizzazione di un sogno di libertà che oggi come ieri coinvolge milioni di patiti delle due ruote. La doppietta nel mondiale Superbike, certificata domenica scorsa sul circuito catariota di Losail, con la conquista del titolo costruttori e di quello individuale con Sylvain Ghintoli, ha fissato per il marchio veneto, inglobato da un decennio nell'Empireo Piaggio, il punto di partenza per una nuova sfida. L'Aprilia, nella prossima stagione, approderà di nuovo in MotoGP, dove a 10 anni dalla sua ultima partecipazione proverà a confrontarsi con i mostri sacri del motociclismo mondiale. Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki, autentiche macchine da guerra, sia sul piano della forza produttiva sia sotto il profilo della costante innovazione tecnologica. Un banco di prova estremamente motivante, con una prospettiva che in questi giorni tuttavia si rapporta in maniera antitetica con le strategie aziendali.
Già, perché come ha già scritto qualche attento osservatore, c'è la priglia dei flash e dello champagne con il quale aspergere i podi e c'è la priglia delle fabbriche e degli operai. Ed è proprio a questi ultimi che l'azienda chiederà sacrifici pesanti per mantenere inalterato il proprio livello di competitività sul mercato internazionale. A fine novembre l'attività dello stabilimento di Scorsè cesserà, rendendo necessario il ricorso alla cassa integrazione per i quasi 300 operai che ci lavorano. A gennaio poi scadrà il contratto di solidarietà che coinvolge le maestranze occupate nell'impianto di Noale. Un futuro a dir poco incerto per i lavoratori di un'azienda capace di produrre tra scooter e moto 27.000 unità all'anno, ma che sembra alzare bandiera bianca quando è in gioco il futuro di una parte importante delle sue maestranze che a quei successi hanno contribuito. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Non ci sono aggiornamenti, TG Cronache torna come sempre domani alle 14. Buon pomeriggio.